Pace a te, anche oggi siamo insieme e grazie, grazie, grazie siano rese al Signore, perché sono delle occasioni speciali che Dio ci dà, in modo che cresciamo nella fede, poggiamo la nostra fede sul Signore Gesù Cristo, perché fin dall'inizio dei tempi Gesù ha un progetto speciale per ognuno di noi. E fin dalla Genesi, dal primo uomo che è stato creato attraverso la copertura che è stata fatta per un agnello ucciso per coprire l'uomo, man mano, man mano, man mano sono passati circa 6.000 anni. 2.500 anni prima di Mosè Dio gli ha dato tutto per rivelazione. 1500 da Mosè a Gesù per l'adempimento di quello che era iniziato nel giardino dell'Eden, quando fu ucciso il primo animale per coprire l'uomo. Già Dio aveva programmato che l'agnello di Dio doveva essere dato per coprire noi, per lavare noi l'unico detergente che purifica il nostro cuore. Queste persone nell'arco dei 6.000 anni o dei 4.000 possiamo dire fino a Gesù non si conoscevano l'uno con l'altro perché 1.500 anni prima Mosè non conosceva Pietro e, e così via, però Dio aveva un filo continuo per Insegnarci quello che doveva accadere per poterci liberare. Infatti, Dio uccise un animale per coprire Adamo, Dio mandò un agnello per salvare il figlio di Abramo, Isacco. Dio ha mandato il figlio suo come agnello di Dio per coprire noi, per salvare noi per lavare noi, l'unico detergente che può lavare la nostra coscienza. E noi lo vogliamo lodare questa mattina, con tutto il nostro cuore. Vogliamo cantare un bel canto che è il 720, che dice consacrarti il cuore e il desiderio mio, poter trovare la tua pace nel mio cuore. Alleluia. Noi con Cristo abbiamo pace, abbiamo liberazione, abbiamo redenzione, abbiamo tutto. Gloria al Signore. Perciò vogliamo cantarlo insieme e poi ci avviciniamo alla parola del Signore. Questa mattina è una mattina speciale. Vogliamo pregare per la liberazione, per la tua liberazione. Eh? Partecipa con tutto il tuo cuore perché il Signore oggi ti vuole liberare. Alleluia. Se tu hai dei disturbi spirituali o qualsiasi altro genere, Cristo è presente attraverso la sua presenza, ti vuole liberare. Gloria a Dio. Cantiamolo insieme. Alleluia. Consacrarti richiedi i nostri cantici attraverso WhatsApp al numero 328-873-7893. E se ci scrivi fuori dall'Italia, ricorda di inserire il prefisso più 39. Gloria al Signore, vogliamo pregare insieme che lo Spirito Santo si abbassi su di noi? Ora, in questo momento, che lo Spirito di Dio possa operare in profondità in mezzo a noi questa mattina. Vogliamo con tutto il cuore avvicinarci a Lui, in modo che lo Spirito Santo prenda le nostre menti e le avvolga e l'unzione della sua presenza nei nostri cuori possa dare quella luce che noi abbiamo bisogno per vedere cosa il Signore ci vuole dire e cosa ci vuole dare questo giorno. Perciò preghiamo insieme, mettiti insieme con me, lascia tutte le altre cose e andiamo a Lui nel nome del Signore. Preghiamo insieme il Signore, lascia tutte le altre cose e mettiamoci con tutto il cuore a cercare il Signore perché Lui vuole fare opere speciali nella nostra vita. Gloria a Dio. Preghiamo insieme. Signore ti ringraziamo per la possibilità che Tu ci dai di venire a Te. Noi sappiamo che abbiamo bisogno di Te, perciò invochiamo la Tua divina presenza. Tu hai detto senza di me non potete fare nulla. Noi abbiamo preso coscienza che per comprendere le cose spirituali ed avere luce nello spazio che non vediamo abbiamo bisogno, abbiamo bisogno, abbiamo bisogno di te. E perciò veniamo a te sapendo che senza di te non possiamo fare nulla, perciò noi invochiamo la tua divina presenza su di noi, sulla nostra vita sulla nostra mente, sul nostro cuore, nel nostro lavoro, nella nostra famiglia, nella nostra casa. Ora influenza le nostre menti, Spirito Santo, attira i nostri cuori a te e ti chiediamo tutti insieme di operare in mezzo a noi in questo giorno. Te lo chiediamo tutti insieme. Nel nome di Gesù Cristo. Amen, amen, amen. Alleluia. Questa mattina vogliamo insieme fare una preghiera di liberazione. Sai, noi pastori predichiamo e parliamo sempre di gioia, di felicità, di quello che porta lo Spirito Santo. Ed è vero. Ma qualche volta abbiamo dei disturbi e realmente quella gioia che noi ci aspettiamo è ostacolata da altre forze che noi non vediamo. Che voglio dire? Io magari voglio gioire, però nella stanza dove sono ci sono un sacco di zanzare, giusto? Di mosche che mi infastidiscono. Ti sarà capitato qualche volta di trovarti che hai un fastidio continuo di zanzare, di mosche che ti danno fastidio sul nostro corpo. Però i fastidi che abbiamo nella nostra anima, nel nostro corpo, nel nostro spirito, come li vediamo? Sappiamo che le forze nemiche nella Bibbia vengono dichiarate con nomi di animali, il leone ruggente, la volpe di Erode per esempio, e così via. Vuol dire che nel regno dello spirito ci sono delle forze che rappresentano come gli animali nel naturale, per comprendere. E sono forze che ci attaccano. Noi come li vediamo? Se non sappiamo. Siamo ciechi riguardo a quelle cose. Chi ci può far comprendere questo? E perciò abbiamo bisogno del Signore Gesù Cristo, perché noi nel campo spirituale siamo esattamente come i ciechi che si avvicinavano a Gesù. Avevano bisogno della vista, perché ci poteva essere un serpe davanti ai loro piedi, però loro non lo vedevano. E così è nel regno dello spirito. Noi possiamo avere un serpente eh, che è un demone, ma che non lo vediamo, però comunque ci dà fastidio. Leggiamo insieme in Efesini capitolo 6 verso 12. Ci dice che il nostro combattimento non è contro sangue e carne che ci troviamo una persona davanti, ci sono delle forze occulte che noi non vediamo, ma che abbiamo bisogno di essere liberati, che ci infastidiscono, come le mosche, come le zanzare, come le vespe, come questi animali diversi, vipere, serpi e topi, che cosa vogliamo dire? Rani, ranocchi? Nel regno dello spirito ci sono, solo che si chiamano diversi. Queste figure ci aiutano a comprendere che come nel naturale queste cose ci infastidiscono, così nello spirituale ci infastidiscono. Guardiamo la parola del Signore, cosa ci dice riguardo al combattimento? che noi abbiamo. Le mosche li vediamo un momento, truc, facciamo. Quando ci infastidisce uno spirito malefico e non lo vediamo, come facciamo? Ecco che la parola del Signore ci parla e ci fa comprendere. Perché il nostro combattimento, infatti, non è contro sangue e carne, ma contro principati contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità. Ebbene, contro queste forze abbiamo bisogno del potere dello Spirito Santo. Ora noi abbiamo due sorgenti, una di Satana e l'altra di Dio. Quelli che sono con Satana attingono le forze dal loro padrone e fanno del male, sempre. Satana vuole fare del male, sempre. Infatti lui è omicida perché ha paura che se lascia la persona viva, può essere salvata e la perde, allora cerca di distruggerli fin dal seno materno, attraverso l'aborto, attraverso altri sentimenti, perché così è sicuro che non si salvano. Mentre Dio usa la pazienza, come dice San Pietro, egli usa la pazienza aspettando che tutti possiamo essere salvati. Sono due forze nemiche. Una cerca di distruggere, l'altra cerca di ristrutturare. Però noi come ce ne accorgiamo? Certo che non si chiamano mosche, non si chiamano vespe, quelle si chiamano in un altro modo che ora vediamo. Anche noi credenti abbiamo una percentuale di questi animali che vivono nella nostra vita spirituale, che occupano uno spazio nel nostro cuore che è il Tempio di Dio, come occupavano nel Tempio di Gerusalemme quando Gesù arrivò. E anche lì c'è un grande insegnamento, perché il potere di Cristo quando arriva sbatte fuori tutto quello che è stato occupato da questi mali esseri. I credenti nati di nuovo non possono essere posseduti perché hanno la presenza dello Spirito Santo. Ma attenzione, c'è una grande percentuale, dipende dallo spazio che noi gli diamo, di essere occupati da spiriti che non sono gradevoli e che noi, come ci impegniamo nella pulizia del corpo, ci dobbiamo impegnare nella pulizia dell'anima davanti al Signore. Dobbiamo dedicarci perché sono degli animali che infettano la nostra anima. Io li chiamo animali. Per dire che come una mosca ci dà fastidio, come una zanzara ci dà fastidio, come una volpe, come un lupo, come un leone, così queste forze cercano di attaccare la nostra anima. Ora, i credenti non possono essere posseduti, ma possono avere una percentuale nella loro vita che è piena di alcune cose, che sono chiamate diverse. Ma come si chiamano queste cose? Quando la nostra vita si arrende al Signore Gesù Cristo e lo Spirito Santo rinnova la nostra natura, che siamo nati di nuovo, ci sono queste forze che vengono in luce perché li vediamo, li sentiamo dentro di noi e noi dobbiamo collaborare per non dargli spazio. Alcune delle preghiere, per esempio, che noi, dobbiamo, che noi facciamo ogni giorno, anche per te, te lo voglio elencare, ogni giorno, perché questi sono quegli animali che danno fastidio al nostro essere spirituale e non ci lasciano sviluppare l'opera dello Spirito Santo nella nostra vita. E noi come scacciamo le mosche, le zanzare, le lucertole, i serpi nel naturale? Così dobbiamo scacciare queste forze con l'autorità che Gesù Cristo ci dà. Quando Gesù dice: Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, quando noi ci arrendiamo a Lui e il suo potere che ci ha delegato, ci ha dato, e nel suo nome queste forze devono uscire da noi. Ma quali sono, per esempio, paragonando questi animali che ci danno fastidio, quali sono gli animali che danno fastidio alla nostra anima, cominciando dalle cose piccole? Questa mattina vogliamo fare una preghiera di liberazione con Derek Prince. È un grande uomo di Dio, che Dio si è servito di questo uomo, lo sentiremo. E così lo seguiamo giusto per avere una idea di quello che è la for le forze dell'avversario. Derek Prince è una, ed è una preghiera di liberazione che noi vogliamo fare questa mattina. E ti chiedo di partecipare, perché è molto importante. Però prima che noi facciamo questo, ti voglio dire che cosa dobbiamo parlare, di che cosa. Ora, ti voglio dire quali sono gli animali che infastidiscono la nostra vita spirituale. Quando noi ci avviciniamo per combattere contro queste forze, Dobbiamo chiedere al Signore di rivestirci del Suo potere, sempre, perché è il Suo potere che va a sradicare queste forze nella nostra vita. La preghiera viene in qualche modo in questo modo. Signore, rivestici dell'intera armatura Tua. Per poter far sì che nel combattimento restiamo ritti, restiamo saldi, restiamo pronti contro le forze dell'avversario. E dobbiamo rinunciare a queste forze nella nostra vita. Dobbiamo sgridare queste forze nella nostra vita, nel nome del Signore Gesù, perché ci infastidiscono. Il Signore ha questo potere. Quando noi gli chiediamo di esserci di aiuto, dobbiamo liberarci da queste cose. Dobbiamo rinunciare, dobbiamo scacciare, dobbiamo spugliarci, dobbiamo odiare queste forze nella nostra vita. Con forza li dobbiamo sgridare che non devono prendere forza nella nostra vita. Dobbiamo rinunciare, dobbiamo scacciare, dobbiamo spogliarci di queste cose, dobbiamo bruciare su tutto il territorio dove arriva parole di vita ogni spirito di confusione. La confusione può essere una malattia, ma può essere uno spirito. La pigrizia, la concupiscenza, la lussuria. La contesa, l'insensibilità, l'ostinatezza, la, la diffidenza, la indifferenza, la invidia, la maldicenza. Vedi come li dico piano piano, ma queste sono come le zanzare sulla nostra pelle quando stanno nel nostro cuore perché lasciarle convivere con lo Spirito Santo nella nostra vita ostacolano l'opera della, della nostra crescita spirituale. E non mi dire che un credente nato di nuovo non ha queste cose nella propria vita. Se non li combatte crescono, diventano spine. La maldicenza, l'ira, l'apatia, il timore, la paura, la malattia, la lentezza, la disubbidienza, la tradizione. Quando danno porta uno spirito di tra, di tradizionale nella nostra vita, ci fa fare sempre le cose come li facevano i nostri antenati. In questo modo non penetra il Vangelo nella nostra vita. La tradizione, la povertà, la ribellione, l'incredulità, la religiosità, il dubbio, la rabbia, la gelosia, l'orgoglio, quanto danno portano alla nostra vita spirituale? Vogliamo dire che un credente nato di nuovo non ha più questi elementi nella sua vita? Certo che ce li ha, dobbiamo noi combatterli nel nome del Signore. Dobbiamo esserne liberati e come ci preoccupiamo di far volare le mosche e toglierle con le zanzare e le vespe, così dobbiamo interessarci di scacciare queste forze dalla nostra vita per essere liberi davanti al Signore, fare spazio nel nostro cuore ed invitare lo Spirito Santo che occupi il posto che occupano queste cose, l'orgoglio, l'odio, la negligenza, ogni spirito dell'anticristo, ogni spirito malvagio che dimora nella nostra vita, come lo affrontiamo? Noi predicatori parliamo di gioia, di pace, ma realmente quando i credenti sono legati da queste cose, la pace se ne vola, perché ti infastidiscono. Quando ti prende un colpo di gelosia, la pace se ne va. Quando ti prende un colpo di invidia verso qualcuno, la pace se ne va. Quando ti prende un colpo di odio verso una persona, la pace se ne vola. Parlare di pace è come dare lo zuccherino. Dobbiamo parlare di liberazione, perché la liberazione smantella. Toglie dalle radici queste forze nemiche e prepara il terreno per la crescita del dono dello Spirito, che si sviluppa nella nostra vita. Ci vuole la nostra collaborazione, sempre. Il dubbio: c'è un credente che non ha dubbio. È uno spirito di dubbio, la rabbia, la gelosia, l'orgoglio, l'odio. Noi ci tratteniamo dall'uccidere le persone perché abbiamo paura della legge, ma tante volte, Signore, aiutaci questa mattina. Ho detto che i credenti non sono posseduti, quelli nati di nuovo, ma abbiamo dei larghi spazi nel nostro cuore che occupano... Queste miserie spirituali che ne dobbiamo essere liberati. La negligenza, ogni spirito dell'anticristo, ogni spirito malvagio che vuole ostacolare l'opera del Signore nella nostra vita, se noi non lo combattiamo, fa parte sempre di quella schiera che abbiamo letto prima nella parola del Signore ogni legame generazionale finanziario di orgoglio, di presunzione e di qualsiasi altro tipo. Se noi non chiediamo al Signore di spezzare queste, questi legami generazionali che si riproducono nella nostra vita, come le malattie che si trasferiscono da padri a figli, così si trasferiscono anche questi danni alla nostra vita spirituale che li dobbiamo spezzare nel nome di Gesù Cristo perché se ci sono delle maledizioni addosso non si trasferiscano su di noi. Questo va fatto con la preghiera, con il digiuno e con l'invocazione e il potere di Cristo. Perché se no non ce ne usciamo. Ogni forza, ogni forza spirituale, ogni essere malvagio che vuole ostacolare la volontà di Dio nelle nostre vite, li dobbiamo combattere. Non possiamo restare così coi denti in bocca ad aspettare che tutto faccia il Signore. Ci sono tante cose che, deve, che fa il Signore, ce ne sono tante che dobbiamo farle noi. Nelle nostre case, nelle nostre famiglie che, Dio, che vengono ostacolate dal nemico, nel nostro lavoro, nella nostra chiesa virtuale, nella nostra chiesa locale, noi dobbiamo combatterle ogni giorno, nel nome di Gesù Cristo. Ci sono alcuni che se tu gli parli di liberazione. Dicono, ma noi siamo stati liberati quando abbiamo ricevuto Gesù Cristo nel nostro cuore. Ed è vero, perché il Signore ha fatto una grande opera. C'è un canto che ci aiuta a comprendere l'opera che il Signore ha fatto nella nostra vita. E questo canto dice così: Sul campo noval del mio cuore, il Dio l'aratro passò e tolse spine e rovi dal cuor la terra appien di sodò quando vediamo un campo arato girato sotto sopra con le radici di tutte le erbacce che c'erano che sono esposte al sole in quel momento diciamo che bel lavoro non è stato distrutto tutto quello che infastidiva il coltivatore. Ora è stata girata sottosopra, il Signore ha fatto questa opera nella mia vita, è vero. Ma dopo un mese che passi vicino a quella terra, trovi l'erba che cresce un'altra volta. Se noi non la coltiviamo, dopo un anno, due anni, tre anni, ci sono un'altra volta le spine. Il Signore lo ha fatto, ma noi non lo abbiamo coltivato. Abbiamo pensato che una volta fatto tutto a posto. E non è così. Credente, quando il Signore ti ha salvato, il Signore ha fatto una grande opera, però noi non abbiamo coltivato come dovevamo coltivare. E abbiamo permesso alle spine di crescere nella nostra vita. Ora abbiamo bisogno di che cosa? Di invocare il Signore. Perché questi elementi sono malefici, ma si sviluppano nella nostra vita. Gloria al Signore. E poi che dire che abbiamo bisogno ancora di più? Rivelaci le cose profonde e nascoste che sono utili per essere guidati e poter guidare tutti coloro che tu chiami ad essere rinnovati dallo Spirito Santo per l'avanzamento del tuo regno. Ci sono alcune cose che vediamo, altre che non vediamo. Davide, un grande uomo di Dio, che cosa diceva? Scava dentro di me. Vai a vedere quelle cose che io non vedo, perché si rendeva conto che lui vedeva superficialmente, ma in profondità nel nostro cuore, senza l'aiuto dello Spirito Santo, come li vediamo. Allora dobbiamo ammettere che pur essendo credenti dobbiamo lavorare ogni giorno per fare pulizia nel nostro campo ed abbiamo bisogno. Di liberazione. La predicazione del Vangelo che porta gioia, pace, trasformazione, vita nuova è una grande verità. Però abbiamo bisogno di liberazione, dobbiamo curare la liberazione nella nostra vita. Non ci basta un po' di zuccherino quando la nostra vita viene attaccata, noi dobbiamo combattere queste cose. Nel nome del Signore. Dobbiamo inveire, odiarle, tirarle fuori dalla nostra vita. Mi ricordo quando il Signore mi ha salvato che spesso mi ritrovavo tracce di cose che non erano piacevoli nella mia vita. Una traccia di gelosia, una traccia di invidia, una traccia di qualcosa. Io mi ricordo che camminavo in macchina e pregavo sempre. Quando Vedevo queste cose nella mia vita, dicevo: ancora qui sei, devi uscire nel nome del Signore Gesù Cristo. Ero ingenuo, non sapevo molto, però lo Spirito Santo mi dava questa reazione contro questi pensieri, contro queste cose che non mi creavano benessere. Infatti. La rabbia, la gelosia, l'orgoglio, l'odio, la negligenza, spiriti malefici nella nostra vita, l'incredulità, l'apatia, il timore, la paura, la malattia, la lentezza, la disubbidienza, la ribellione che non permettiamo a Dio che ci parli perché noi già la sappiamo meglio di Dio o qualcuno che ci parla da parte di Dio. Sono degli spiriti che noi non li vediamo che abbiamo bisogno di esserne liberati e ci vuole, ci vuole. Io spero che tu comprenda che non sto dicendo che i credenti hanno bisogno, sono posseduti, ma queste cose non c'è un credente che non li ha nella sua vita e se non li... Se non chiediamo al Signore di pulirle, se non collaboriamo con forza contro questi nemici dell'anima nostra, noi ci restiamo sotto. Perché questo tipo di sbacce cresce lentamente, ma dopo per tirarle fuori ci vuole la mano di Dio veramente. Lascia sviluppare la gelosia nella tua vita e poi vedrai quando stai male. Lascia sviluppare l'invidia nella tua vita e poi vedrai come stai male. Lascia sviluppare la rabbia e poi vedi come stai male. Lascia sviluppare l'odio e poi vedi come stai male. Ogni cosa che vedi intorno a te, invece di gioire, stai male. Se vedi uno che prospera, anziché glorificare Dio che c'è una persona che sta bene, stai male nel vedere. Se un altro è un po' più bello di te, stai male. Se un altro prospera più di te, stai male. Perché? Perché questi sono spiriti malefici che attaccano la nostra vita per fermare l'opera di Dio nella nostra vita. E noi dobbiamo, nel nome del Signore Gesù, Gesù ci ha insegnato queste cose. Gesù sgridava gli spiriti immondi. Gesù sgridava le malattie, Gesù sgridava perché ha il potere, quel potere Egli lo ha dato pure a noi, alleluia, ad ogni credente, gloria al Signore. Quando Gesù dice: Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra, e dà il potere di scacciare, di legare queste forze. Noi questo dobbiamo fare perché ne abbiamo bisogno. E questa mattina lo vogliamo fare. Ci deve essere la tua collaborazione. Io spero che tu questa mattina mentre preghiamo insieme con la partecipazione di questo servo del Signore che senti proprio gli spiriti che escono come gridano. Io spero che tu partecipi per quelle cose che senti nel tuo cuore, che devono uscire fuori dalla tua vita. Prima che preghiamo ti voglio dire, non restare in piedi, siediti, mettiti tranquillo perché se hai qualche spirito immondo che fa una reazione, ti fa cadere per terra. Mettiti tranquillo. Mettiti tranquilla, siediti su un divano, devi applicare solo la tua volontà nello sgridare insieme con me. Quelle forze che ti infastidiscono, tu le conosci. Quando vengono nominate, tu devi partecipare nel dire esci fuori dalla tua vita. Esci fuori. Io mi faccio molte volte, sai, ognuno fa le cose. Diceva un fisioterapista che io aiuto gli altri, però io poi due o tre volte alla settimana mi faccio pure io una bella stirata. Io aiuto gli altri, ma io uso questo metodo nello sgridare le forze spirituali nemiche sulla mia vita. Mi ci impegno ad alta voce, certe volte mi metto le mani sulla testa e invoco lo Spirito Santo per essere sottoposto alla sua autorità, sottoposto al suo dominio. E quando scaccio pensieri che non vengono dal Signore nella mia vita, Inveisco, mi arrabbio contro di loro, li odio, devono uscire dalla mia vita. E sento sempre nel mio cuore una libertà interiore, perché la nostra collaborazione, invocando il potere di Dio nella nostra vita, abbiamo l'autorità di metter fuori dalla nostra vita perché siamo i proprietari noi se vogliamo ospitare queste forze o se devono uscire nel nome del Signore, perché noi vogliamo fare spazio allo Spirito di Dio nella nostra vita. Vogliamo restare sotto il dominio dello Spirito Santo, vogliamo restare sotto l'autorità di Gesù Cristo, vogliamo restare sotto la sua... Autorità, che è l'autorità superiore, colui che ha detto ogni potestà mi è stata data, gloria al Signore. E noi invochiamo lo Spirito Santo di guidare il nostro essere per combattere le opposizioni che vengono dal maligno e darci insieme la flessibilità necessaria per poter lodare il Signore, per poter adorare il Signore, per poter intercedere, per poter glorificare il Signore e per poter servire Lui. L'unico scopo è quello di poter onorare Dio nella nostra vita e perciò abbiamo bisogno di questa liberazione e questa mattina lo vogliamo fare insieme. Eh? Perciò vogliamo anticipare, preghiamo, Cediamo insieme, mettiti tranquilla, mettiti tranquillo, siediti. Quello che devi esprimere forte è nella tua volontà, dentro di te devi essere forte contro quello che ostacola l'opera di Dio nella tua vita. È come dire, tu sei padrona della casa, tu sei padrone della casa. Se entra un gatto, tu hai l'autorità di metterlo fuori. Se entra un cane, ti ci arrabbi. Se qualcuno viene a dimorare nella tua casa e non se ne vuole uscire, tu ti ci arrabbi per farlo uscire fuori. Così bisogna fare con il nostro cuore: perché non è per forza che esce, non è per potenza. Ma è per lo Spirito mio, dice il Signore degli eserciti. È per lo Spirito Santo che è dove sei tu. Non c'è distanza per lo Spirito Santo. Quando noi preghiamo insieme e di pari sentimento, tu puoi essere liberata immediatamente. Tu puoi essere liberato immediatamente perché Cristo è il Signore. E per lo Spirito Santo è dove sei tu. E questa mattina tu vedrai la gloria di Dio nella tua vita, sentirai una freschezza, sentirai la tua vita cambiata, sentirai una leggerezza dell'anima, sentirai la testa fresca, nel senso non fredda di fuori, fresca dentro per la presenza dello Spirito Santo, perché noi tutti insieme... Preghiamo ed invochiamo lo Spirito Santo che agisca in profondità nel cuore di coloro, di colui, di colei, che si apre al Signore per dire, Signore, io ti permetto di operare nella mia vita, rinuncio a queste forze, mi scollego da queste forze, ti chiedo perdono e mi avvicino a te perché voglio essere tua. Voglio essere tuo, dobbiamo dare spazio al Signore nella nostra vita. Bene, prima che andiamo avanti, vogliamo pregare il Signore. Prega insieme con me. Signore, veniamo a te insieme di pari consentimento, perché riconosciamo che ci sono delle cose nella nostra vita che ostacolano l'opera tua. Noi questa mattina veniamo a te. E nel nome di Gesù Cristo cominciamo da questo momento a sgridare ed odiare e scacciare, mettere fuori dalla nostra vita ogni cosa che mentre siamo nella tua presenza sentiamo che dimorano nella nostra vita. Nel nome di Gesù noi li mettiamo fuori perché vogliamo dare spazio a te, Spirito Santo, di avere il dominio totale sulla nostra vita, sulla nostra mente, sul nostro cuore, sul nostro corpo, nella nostra casa, nelle cose che noi ci hai affidato da amministrare. Padre Dio, te lo chiediamo tutti insieme nel nome di Gesù Cristo. Il Signore, amen. 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 Amen vuol dire così sia, alleluia. Ed ora vogliamo seguire questo fratello. Ti voglio raccomandare, non siediti, farà, però, mettiti seduta, perché se ci sono delle reazioni spiriti, eh, spirituali puoi cadere, ti fai male, mettiti seduta con la volontà, non restare come. Uno che guarda un programma, sii coinvolta, sii coinvolto nello sgridare insieme con me quelle forze che infastidiscono la tua vita spirituale, che infastidiscono la tua mente, che intorbidiscono la tua mente, che appannano la tua mente, che ti danno, ti mortificano. Perché il Signore questa mattina vuole fare un'opera potente nella Tua vita. Perché quando il Signore ci manda, Egli raccomanda, ci raccomanda e ci dà l'autorità nel suo nome di mettere Satana a Bada, di mettere ogni demone a Bada, perché queste forze devono ubbidire ai servitori del Signore. Nel nome di Gesù Cristo. Egli ci ha dato questa autorità e noi, nel nome del Signore, con la Sua presenza, con la presenza dello Spirito Santo, la spandiamo su tutti i cuori che si aprono ed hanno bisogno di essere liberati. Gloria al Signore. Perciò ci vogliamo avvicinare insieme e ascoltiamo e seguiamo questo fratello. Così come man mano andiamo avanti. Gloria al Signore. Alleluia. Ora ti chiedo di fare questa preghiera. Christ, Signore Gesù, credo che tu sei il Figlio di Dio. È la sola via che mi porta a Dio, che Egli è morto sulla croce per i miei peccati ed è risorto dalla morte. Ora ti confesso tutti i miei peccati, di cui mi sono reso consapevole. Tutti i peccati che ho commesso, che hanno commesso i miei antenati. Fermiamoci per un attimo, prendiamoci un attimo di tempo. Ora, prenditi un po' di tempo e sii sì scrupoloso, sii sì scrupolosa nel confessare tutto ciò che di specifico. Lo Spirito Santo ti porta alla mente. In silenzio, dentro di te, non lo devi confessare a nessuno, lo devi confessare a Dio. Bene, ora andiamo avanti. Partecipa, perché se tu non partecipi non hai la liberazione. Nessuno lo può fare per te. Quelle cose che ti infastidiscono... Insieme li dobbiamo scacciare nel nome del Signore. Bene, mi sono fermato proprio per darti questa istruzione perché tu devi partecipare. Tu devi avere il desiderio di voler essere liberata questa mattina. Tu devi avere il desiderio di voler essere liberato questa mattina perché il Signore è presente. Ed è dove sei tu? Continuiamo. Confessa ogni cosa che ti viene nella mente e a Dio lo devi fare. Ora andiamo avanti. Signore mi pento di ogni peccato che eh, mi viene alla mente. Io li odio. E mi allontano da loro, li detesto, mi rivolgo a te, Signor Gesù, per ricevere misericordia e perdono. Se sono stato coinvolto in qualche peccato, mi pento e rinuncio e me ne separo attraverso il sangue di Gesù Cristo. Se ho degli oggetti di occulto nel mio possesso, mi impegno a liberarmene prima possibile. Lord, la prossima I cosa person, che dobbiamo fare, fermati un attimo, or? la prossima cosa che preghiamo è che tu possa perdonare gli altri perché senza il perdono Dio non perdona te. Ricordati. Gesù ha detto, rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Se tu vuoi la liberazione questa mattina, devi pregare il Signore che devi perdonare gli altri come vuoi che Dio perdona te. Ricorda questo. Ora che siamo insieme. Fallo perché si sblocca la tua vita e ricevi la liberazione. Andiamo avanti. Tutti quelli che hanno fatto del torto a me o mi hanno offeso, io li perdono. Li perdono come io voglio che tu perdoni a me. Ora prenditi un poco di tempo e nomina le persone che devi perdonare. Quella persona che tu odi di più, quella devi nominare prima per perdonarla. Bene, allora and andiamo avanti. Signore, con il meglio delle mie capacità soddisfo le tue condizioni. Ora, Signore, reclamo le tue promesse. La tua parola dice che chiunque invoca il nome del Signore sarà liberato, sarà salvato. Io invoco ora il tuo nome, Signore Gesù. Gesù. Liberi de, liberami da ogni spirito malvagio io li odio io li odio essi non sono miei amici sono miei nemici ed ora comando ad ognuno di loro di uscire da me nel nome di Gesù gridali nel nome di Gesù scacciali scacciali io sono insieme con te per pregare per scacciarli non, continuo, non continuare a pregare. Con l'autorità di Cristo in questa riunione, sgrido ogni spirito che si oppone alla volontà di Dio, alla quale è stato comandato nel nome del Signore di uscire. Alleluia. Nel nome di Gesù. Esci. Nel nome di Gesù. Tu devi ubbidire alla volontà di Dio, spirito immondo. Satana nel nome di Gesù. Tu devi ubbidire alla parola di Dio. Tu devi ubbidire a Dio. Tu devi uscire. Veniamo contro di te, Satana, nel nome di Gesù Cristo. Tutti i demoni devono uscire nel nome di Gesù. Alleluia. Signore, se ho avuto a che fare con ogni genere di occulto, di stregoneria, se non sei uscito esci ora fuori nel nome di Gesù. Divi divinazione, fuori nel nome di Gesù. Fuori nel nome di Gesù. Fuori nel nome di Gesù. Devi uscire nel nome di Gesù. Libera questa persona fuori nel nome di Gesù. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Proprio così devi uscire. Egli è morto per i tuoi peccati. Tu, Satana, sei sottomesso ai, ai servi di Dio. Ogni spirito di stregoneria, di divinazione, di magia, esci fuori nel nome di Gesù, lascia libera questa persona. Alleluia. Ogni spirito di falsa religione, esci nel nome di Gesù, devi uscire nel nome di Gesù Cristo, sì, proprio così ogni spirito Then, di ribellione alleluia ci sono molti che hanno spirito di ribellione esci fuori nel nome di Gesù ed ora ogni spirito di paura ripeti insieme con me Dio ripeti ripeti Dio non mi ha dato uno spirito di paura io rinuncio ad ogni spirito di paura e comando di uscire via nel nome di Gesù. Io rinuncio ad ogni spirito di paura. E comando di uscire nel nome di Gesù. Esci fuori, fuori nel nome di Gesù. Alleluia. Fuori nel nome di Gesù. Fuori. Questo spirito di paura, odialo, odialo, odialo. No, no, non è tuo amico. Ogni spirito... Esci fuori. Ogni spirito di solitudine, di depressione, di rifiuto. Nel nome di Gesù ti caccio. Ogni spirito di suicidio fuori nel nome di Gesù. Ora voglio che tu dica io non morirò ma vivrò. Io non morirò, proclamerò le opere del Signore, ripeti, io non morirò. Ogni spirito di morte fuori da questa persona. Esci nel nome di Gesù, esci nel nome di Gesù, esci spirito di morte fuori. Nel nome di Gesù. Ogni spirito di distruzione ed autodistruzione fuori nel nome di Gesù, proprio ora, fuori tu non distruggerai questa persona, sono proprietà di Dio, fuori devi andare. Bene, ora affronteremo lo spirito di risentimento. Tutti coloro che hanno uno spirito di risentimento nel nome di Gesù, esci fuori da questa persona. Fuori nel nome di Gesù. Alleluia mancanza di perdono di rabbia odio violenza e omicidio fuori nel nome di Gesù alleluia ripeti più volte io non morirò ma vivrò e proclamerò le opere del Signore Dillo a te stesso, sii determinato. Ora la donna che ha deliberatamente abortito deve essere liberata, deve confessare di essere una omicida e sarai liberata dallo spirito di omicidio e di morte. Tu puoi essere liberata. Confessa, confessa lo spirito di morte. Esci fuori, tu puoi essere liberata. Ora, contro ogni spirito di omicidio, devi uscire da questo corpo. Alleluia, gloria al Signore. Ora affronteremo le emozioni negative, la delusione, ogni spirito di delusione. Noi spezziamo il potere sul popolo di Dio nel nome di Gesù, di solitudine, di miseria, di depressione, autodistruzione. Fuori. Fuori. Fuori ogni depressione. Signore benedicili nel nome di Gesù. Fuori ogni spirito di inferiorità. Fuori, via nel nome di Gesù. Libera il popolo di Dio. Alleluia. Ora affronteremo quelli che hanno la mente influenzata. Signore noi andiamo contro quegli spiriti che influenzano la mente, l'incredulità, il dubbio, il compromesso, la dimenticanza, la confusione, il tormento, la pazzia, la follia. Oh di nuovo, fuori, fuori, fuori nel nome di Gesù. Alleluia. Nel nome di Gesù. Ora contro ogni spirito di pazzia, di nuovo. Proprio così. Ogni spirito di pazzia deve uscire. Dio ci ha mostrato che c'è una strega. Non ti dico chi sei, ma questa è la tua ultima opportunità. Se non rinunci al tuo lavoro di strega, ora tu perirai per sempre nell'inferno. In the name of Jesus. fuori nel nome Out. di Gesù Out. fuori Out. Amen. Amen. Right, bene ora affronteremo la lingua ogni spirito di bugia fuori fuori Fuori, non solo quelli che ti fanno dire bugie, ma quelli che ti mendono e ti dicono che Dio non ti ama, che tu non puoi essere guarito, che tu non puoi essere guarita, che non c'è speranza per te. È una menzogna. Rinuncia a loro nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù, alleluia. In Jesus' name, alleluia. Ogni spirito che falsifica la malattia e dice alle persone che sono guarite ma non sono ancora e sono ancora malate, esci fuori nel nome di Gesù. Devi uscire fuori nel nome di Gesù. Ogni spirito di maledizione e bestemmia nel nome di Gesù. Dio odia i maldicenti Dio odia il pettegolezzi non c'è posto per te in cielo a meno che tu rinunci e sarai libero Dio odia coloro che seminano discordia tra i fratelli, hai bisogno di pentirti, sei molto religioso, sei anche molto malvagio, il Signore ti vuole liberare questa mattina. Ora andiamo nel campo del sesso del quale nessuno vuole parlare, andiamo avanti con il nostro programma e prima di tutto affrontiamo la masturbazione, alleluia. Ogni spirito di masturbazione nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, vai fuori da queste persone, libera le loro dita, libera le loro mani, libera i loro organi sessuali, nel nome di Gesù, fuori. Fuori. Non essere orgoglioso, non essere orgoglioso, se è nelle tue dita scuotile, lascialo andare proprio come così, nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Alleluia. Devi odiare questo spirito, non è tuo amico, è tuo nemico. Esatto, lascialo uscire nel nome di Gesù, attraverso il sangue di Gesù. Sii determinato, totalmente determinato. Non devi tollerarlo più, non deve avere posto in te. Il tuo corpo è stato redento dal sangue di Gesù Cristo. D Ora andiamo ad altri peccati, fornicazioni, adulterio, fuori nel nome di Gesù. Non c'è posto in cielo per i fornicatori e adulteri. Ogni spirito di omosessualità fuori nel nome di Gesù, fuori nel nome di Gesù, via, via! Amen. Gloria al Signore. Ogni spirito di pornografia, ci sono tanti che sono legati, sono schiavi della pornografia. Rinuncia, lasciali uscire da te ciò che fai in segreto, Dio lo vede. Non ci sono segreti con Dio. Alcuni vanno anche in chiesa, ma praticano la pornografia. Si, sì, scaccialo, rinunciaci. Nel nome di Gesù, Amen. alcuni di voi sono credenti, ma guardano la pornografia. Fuori, rinuncia, rinuncia nel nome di Gesù. Alleluia. Thank you, Lord. Vogliamo dedicare un poco di tempo per ringraziare Dio per quello che ha fatto. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Grazie, Signore. Alleluia. Gloria al Signore. Alleluia. Vogliamo ringraziare Dio per quello che ha fatto questa mattina e perseveriamo nel nome del Signore Gesù. Ringraziamolo perché questa mattina il Signore ha iniziato un'opera potente nella tua vita. Ti ha dato le direttive come tu personalmente nel nome di Gesù puoi ricevere liberazione perché il Signore Gesù è il potente Signore. Ed è dove sei tu, sì, lo Spirito Santo di Dio è sopra di te per operare. Scaccia queste forze nel nome di Gesù Cristo e si liberata, si liberato ora nel nome di Gesù, alleluia. Sì, alleluia. Ringraziamolo insieme. Ringrazia il Signore. Signore, ti ringraziamo che questa mattina tu hai iniziato un'opera potente nella sorella, nel fratello, e man mano Signore tu gli dai vittoria su vittoria, perché Satana è stato sconfitto, i demoni devono sottostare all'autorità di Gesù Cristo, e perciò Signore noi cantiamo vittoria insieme con te, ti diciamo, riempi il nostro cuore della tua presenza e facci servire te come unico Re dei Re. È Signore dei Signori. Grazie Signore, grazie Signore. Amen, amen, amen. Gloria al Signore. Ebbene, questo è solo l'inizio, ma noi vedremo le grandi opere del Signore, perché Satana deve stare, sottostare a Cristo e ai servi che Cristo manda, perché è stato sconfitto al Calvario. E perciò non ha nessun potere sui credenti, sui figli di Dio, su coloro che desiderano consacrarsi al Signore per servire l'Iddio vivente e vero, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che per Gesù Cristo noi possiamo cantare vittoria. Alleluia! 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 Gloria al Signore. E d'ora vogliamo. Vogliamo portare a casa questo piccolo insegnamento, ma è solo l'inizio. Il Signore ci ha messo nel cuore che non basta predicare l'Evangelo per, per la grande gioia che dà lo Spirito Santo, dove ci sono ostacoli di forze nemiche, di cominciare una guerra contro queste forze. Collabora in prima persona tu che hai il bisogno di essere liberata di essere liberato di essere libero sei il primo sei la prima che devi collaborare e noi ti aiutiamo sì tutte quelle cose che puoi fare tu come nel naturale quando tu puoi fare delle cose se ti devi eh, curare una mano se devi la fai tu se devi fare dietro la schiena come lo fai tu allora c'è bisogno dell'aiuto e il Signore ci ha messo per esserti di aiuto e nel nome del Signore insieme portiamo vittoria su vittoria. Alleluia, gloria al Signore. Ebbene, ci vediamo questa sera Dio Piacendo alle ore 19.30 per la preghiera con 4-5 pastori e continuiamo. A portare avanti questa opera perché crediamo nella potenza della preghiera e che Satana è sconfitto e che attraverso il combattimento della preghiera ci saranno moltitudini che saranno liberati perché Dio lo vuole alleluia stiamo continuando ad andare avanti con la casa di preghiera a breve avremo una bellissima casa di preghiera che funzionerà 24 ore al giorno e vogliamo vedere gli uomini e le donne liberate da ogni forza del nemico nel nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio. Alleluia, gloria al Signore. Dio ti benedica, pace. Ci vediamo questa sera alle ore 19.30. Buona giornata, Dio ti benedica.